Buongiorno, come state? Io sono di nuovo viva dopo una settimana di assenza perché sono stata veramente molto molto male e questo caldo non aiuta. In più c'è un insetto attaccato alla mia finestra. Bisogno di vitamina C. Bananosi. Avvistato gatto a fare magie. Oh mio Dio, gatto che vuole purificare la stanza con la salvia bianca. Lascia stare la salvia bianca. Fatti il tuo coso, il tuo portacose con tutte le tue erbe e poi ne riparliamo. Vai! Bravo! Ma come faccio a tirarlo, Sela? Dai, portamelo qua! Dai! Dai! Portamelo qua! Ok, è più vicino rispetto a prima, però portamelo più vicino! Mi fai morire. Lo stiamo per lanciare, sei pronta? Sei pronta? Fai! Brava, amore! È già stanca, non ce la fa più, fa caldo. Ci sono 40 gradi! 40! Come avete visto, io stamattina ho deciso di fare una colazione un po' particolare perché ho finito tutto. Ho finito le uova, ho finito le uova e quando finisco le uova mi sembra quasi di finire tutto in cucina. E ho fatto i pancake appunto solo con l'avena e quindi sono usciti abbastanza bene e con la banana, molto molto buoni, molto leggeri. Adesso ero qua al computer col mio caffè che stavo meditando che cosa fare per prima perché oggi avevo intenzione di farmi i capelli, di farmi la tinta. Avete presente quando state male e verso la fine dei giorni in cui vi state riprendendo? Vi viene lo schiribizzo di spaccare il mondo, cioè vi vengono tipo mille voglie, la depressione perché non avete fatto niente in quella settimana, ma allo stesso tempo avete la stanchezza che vi state portando dietro da quella stessa settimana e quindi siete in un limbo di voglio fare, voglio disfare, ma ho ancora i postumi della malattia. L'unica cosa che c'è da fare questa settimana è il voodoo che vi avevo anticipato anche nella settimana scorsa. Mi hanno mandato carinissimi tutti i glitterini, tutti gli strass, tutte le stelline da poterci fare dei disegnini sul viso con qualche make-up particolare o appiccicarli insomma in giro per il corpo. La loro letterina di invito dove appunto mi dicono: "Ciao Gloria, ci piacerebbe invitarti al Voodoo Fest". Ti abbiamo lasciato anche dei brillantini per un look da festival. E la maglietta che è molto bella e che penso sicuramente che metterò. Peccato che è bella spessa, quindi morirò di caldo di giorno con questa. Però davanti è fatta così. E dietro ci sono tutte le serate del Voodoo Fest dal 20 al 24. Fantastico, bellissima, mi piace un sacco. Però vi giuro, questa era l'unica cosa carina da fare per la mia estate, perché non ho programmato niente, non ho la possibilità di andare da nessuna parte. E il voodoo per me, dato che erano 2 anni che mancava, era tipo, non so, il Coachella della situazione, ok? Quindi non vedevo l'ora di questo momento. E quindi niente, adesso stavo pensando, dato che il voodoo inizia ufficialmente domani, quindi pensavo di farmi direttamente la tinta, perché almeno sistemo questa situazione, li renderò sicuramente un po' più scuri con la tinta, cioè si toglierà questo effetto rossiccio. Non posso permettermi di fare le cose da 0 a 100, altrimenti ritorno ad ammalarmi perché non mi sento ancora molto molto bene. Cioè, appena mi muovo un attimo mi vengono gli svarioni da caldo e tutta la pelle inizia a sudare male e mi sento proprio debole, quindi poverini stanno soffrendo tantissimo anche i gatti, c'è proprio l'aria calda. Stiamo raggiungendo dei picchi di caldo che sul riscaldamento globale mi sta mettendo un po' d'ansia. Eccolo qui, ce l'avevo appeso qua dietro. Questo era quello di 2 anni fa, il pass per entrare. Che carino. Tra l'altro ho notato che è Voodoo Refresh, non ci avevo mai fatto caso. E anche qua c'è scritto appunto Voodoo Fest Refresh. Molto bello lo stile di questi colori pastelli alternati, mi piace un sacco. Bravi, bravi.
Sono una sciocca. Un po' che non leggevo i commenti su... era un po'... era praticamente da quando ho pubblicato l'ultimo vlog, 5 giorni, e mi fa strapiacere questo messaggio, perché è bello sapere per me che vi trasmetto conforto con questi nuovi video, anche se non sono al massimo dello splendore, vuoi per il caldo, vuoi per tutto quello che mi sta succedendo, che non vi sto a dire, però vi giuro che il vostro sostegno è una cosa che mi sprona davvero. Non sembra, ma quel piccolo messaggio in cui mi dite che mi continuate a guardare, che mi continuate a supportare, mi fa venire voglia di fare. Cioè, è una cosa assurda, è sempre stato così. Il fatto è che continuo a chiedermi se i vlog, non so, i video che faccio servano effettivamente a qualcuno, e quando leggo questi messaggi mi fa stare bene, cioè dico sì, servono a qualcuno, e il sentirsi utile per me è molto importante, quindi grazie. E niente, adesso dopo essere stata tutto il tempo a controllare varie cose, ci spostiamo in bagno. Non so se state notando anche questo piccolo disguido, ma ho preso dentro delle unghie che con questo gel che avevo non sono andate a buon fine e si sono create delle bolle che ho dovuto purtroppo limare, quindi adesso sono di nuovo senza unghie. Sì, tremo perché ho la mano tirata e ho bevuto un sacco di caffè. E poi sì, le mie mani tremano sempre, questa cosa non lo so, da sempre io ho sempre tremato, ok? Ve lo dico perché sembra quasi che io abbia paura ogni volta che mostro le mani o quando faccio le cose sembra che sia intimorita, in realtà è proprio i miei nervi che tremano. Io vibro, raga, io vibro. Altro giro, altra corsa, una lavatrice già che ci siamo, perché raga fa troppo caldo, le lenzuola mi durano tipo boh, 2 giorni. Non lo so, non riesco a fare le mie cose se prima casa non è pulita, se prima casa non è a posto, perché non mi sento in pace con me stessa. Questo è un piccolo deficit che ho, quindi prima sistemo tutta casa e poi finalmente mi dedico a me. Sono pazza. Super proud anche della mia pelle che d'estate è liscissima, a parte questi micro brufoli che mi escono ogni tanto. Però posso dirvi che sono molto molto contenta della pelle che ho in questo periodo. Poi arriva l'inverno e sbucano fuori un sacco di imperfezioni, però d'estate sono molto molto proud perché non faccio particolare skincare, anzi forse è proprio questo il fatto, la mollo lì e fa tutto da solo, fa tutto il caldo, è lui che mi purifica, il sole mi purifica, nonostante io metta comunque la protezione 50 ogni giorno. Però questa pelle si riprende molto di più d'estate che d'inverno, devo dire, si asciuga molto di più. Per il mio tipo di pelle l'estate è una manna dal cielo, dovrei vivere al mare. 10 punti a Grifondoro per il nuovissimo bellissimo di Jellys, che è questo spazzolino ultra soft che, raga, sto amando, mi ha cambiato la vita. A parte che è stato fatto con 18, se non erro, piatti di plastica, quindi super super ecologico. E le setole sono belle lunghe ma molto molto morbide. Ultimamente sto soffrendo tantissimo di gengiva sensibile. E poi c'è anche il suo cappuccio, super bello, anzi bellissimo. Jellys mi ha dato sia questo che quello, sia l'ultra soft che quello soft. E per adesso sto utilizzando questo perché vengo da un periodo appunto di stress delle mie gengive, questo mi sta salvando la vita e pulisce veramente molto 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 bene, quindi ve lo segnalo nel caso non conosciate Jellys, ma ve ne parlo da talmente tanti anni di Jellys, che è quello stesso brand che mi forniva il detersivo per le mie mascherine, l'igienizzante per le mie mascherine. I loro prodotti sono sempre stati con me, insomma, da quando ho messo l'apparecchio. Quindi sono stracontenta di sapere che continuano la produzione di prodotti per l'igiene orale in questo modo, perché sono fantastici. Comunque adesso mi sono messa una maglietta sporchissima e ho già pettinato i capelli, vado a preparare la tinta e a metterla un po' a casaccio nelle varie zone. Qua farò così, metterò, farò così, metterò. L'importante è comunque che la mia base si copra, perché è piena di capelli bianchi e ho tipo 8 colori in uno. E poi le punte le farò verso la fine, che come vedete sono molto molto rosse, ma farò un bagno di colore verso gli ultimi minuti, così da non seccare neanche troppo le punte. Ho notato che con questa tinta sì, super super bella, però non essendo più le tinte del parrucchiere, mi vanno a seccare tanto i capelli, perché non sto andando più dal mio parrucchiere, cosa che sicuramente avrete notato.
C'è stato un momento in cui c'erano delle restrizioni e io, raga, non avevo la possibilità di andare per problemi personali che poi appunto speravo si risolvessero col tempo. Col tempo poi si sono risolti perché è caduto un po' tutto e quindi alla fine io non ho più ricevuto loro inviti e notizie, quindi non sono più andata da loro semplicemente, ma non c'è stato né un litigio né niente. Io sono, come vi ho detto anche negli altri video, molto timida, quindi non vado a rompere le balle alle persone, se soprattutto è una cosa che mi facevano gratis, non vado a chiederla, cioè se mi viene offerta allora dico grazie, che bello, va bene, però non vado a chiedere io cose gratis, quindi se loro non mi hanno più ricercato, evidentemente non avevano più bisogno della mia pubblicità e quindi ho deciso di fare tutto da me, da sola. E questa è la triste storia di chi è timido. First thing first, prendiamo i guanti. Oh no! Desperate Housewives. Senza marito. Allora. Apriamo il nostro signorotto. In più, frega niente, ma utilizzerò questo. E devo trovare un modo per non sporcare mentre lo utilizzo, quindi così. Dai, va. Prendiamo la nostra amica. Buchiamo il nostro amico. Ciao Nico, so che stai commentando malissimo questo modo di farmi i capelli, eh. È schizzato male tutto in giro. Amio, che fai? Amio. Shake, shake, shake. Shake, shake, shake. Shake your booty. Shake your booty. In teoria questa tinta è fatta apposta per le idiote, ok? Cioè io non spendo così le tinte. Se devo fare le tinte a tipo i miei amici, perché io faccio un sacco di tinte. Se devo fare la tinta a qualche mia amica così, ok, io mi smetto lì con la mia professionalità di tutto sto mondo e le faccio, ma quando si tratta di questo tipo di tinte, onestamente, raga, cioè nel senso che non è che voglio fare assolutamente. Io penso che questo sia un modo per non fare la tinta. Se qualcuno mi dovesse dire come fai la tinta non così, non così, raga, fate tipo carezza di Gesù bambino. Ad esempio qua, che sono simpaticissimi in questa zona. Però sto andando bene, cioè nel senso, l'importante è essere precise nell'attaccatura, perché è quella che poi si vede, soprattutto in questi punti in cui sono più rossa. Sto sporcando il mio mobile dell'IKEA. L'ho già sporcato. Non mi piace questa cosa. Yeah. The essentials of the day before. Un po' di cose, tipo una mano da qualcuno, qualcuno. Tipo qua dietro io non vedo un cazzo. Killer. Chi è? Non posso rispondere. Ric e ballac. Questo pattino fa cacare. C'è qualcuno fuori? Ecco. Questo è il corriere. No, raga, io non posso rispondere. Hola amigos, ¿cómo estás? Questo è il risultato. Io devo dire che sono stata abbastanza. Ah, sì, qua mi hanno. Mi hanno crocifisso. Il guanto deve essersi bucato, non lo so, ed è uscito un occhio. Lui ci osserva. Mi sono un po' agunciata tutte le braccia, le mani, le orecchie. Mi sono appena pulita. Questa non viene via. Dopo provo col limone anche questa parte qua. Però ho usato i due tubetti e sono bastati per tutti i miei lunghissimi e foltissimi capelli. Sono riuscita a distribuirla molto bene, devo dire, nonostante abbia fatto tutto da sola, con pochissimi specchi e pochissima manualità. Perché comunque ho sezionato tutte le parti in cui avevo i capelli bianchi e su tutta la testa ho sezionato per riuscire ad applicarla al meglio. Quindi adesso vediamo, dovrei già lavare i capelli perché dice 15 minuti e poi al lavaggio. Quindi niente, adesso laverò i capelli e vediamo come è venuta questa tinta.
E voilà, questo è il risultato. Sono molto molto contenta, li ho fatti davvero molto bene. Ho messo su la maschera di Grow Gorgeous per farli un attimo riprendere, infatti sono stramorbidi. E come vedete dal mio accappatoio lasciano ancora un po' di colore, nonostante io sia stata sotto l'acqua per parecchio tempo per riuscire a far scaricare il più possibile. Però questo è il risultato, come vedete hanno preso bene tutte le punte, le lunghezze. Non vedo per adesso sbalzi di umore capillari. Non so, li vedo tutti uniformi. Ora li asciugo e niente, poi dopo vediamo come sono al sole o comunque come sono una volta asciutti. Per adesso mi piacciono moltissimo. Ah! Sì, mi hanno ringalluzzita. Io ho fatto una spesuccia leggera per stasera perché non avevo più niente e ho preso le uova che avevo finito. Infatti, come avete visto, la mia mattinata è iniziata senza uova perché non ne avevo neanche una. Poi ho preso i pomodori, poi ho preso questi panini per stasera. Questi sarebbero perfetti con la crema di piselli. E farò quelli. Ho preso anche il cotto e il formaggio per farci magari un panino, non lo so, dei pomodori sfusi che sono caduti dalla scatola ed infine le gocce extra dark che io tra l'altro non ho mai provato, quindi le ho prese fidandomi e sono sicura che non rimarrò delusa perché sembrano molto buone. È finita qui perché abbiamo un altro pomodoro. Ieri sera inoltre volevo provare a fare le gelatine da mettere nelle bevande, volevo farle boh, colorate anche perché ho un colorante nero che se miscelato con il trasparente diventa un po' violetto. Sì. E sto praticamente passando i pennelli qua dentro per fare questa furia che vedete qui e quello che faccio semplicemente appunto questa cosa qui. Guardate, non vedete niente. Tutti miei. Buon appetito. Ieri non vi ho mostrato più com'è andata la mia serata, ma sono tipo morta davanti alla TV a guardare Our Blues, Vite intrecciate di Netflix, quello coreano che è iniziato tipo qualche settimana fa. Ma io quello lo conosco. Comunque, questa mattinata è iniziata produttiva perché sono arrivati due pacchi, io ho troppi, veramente troppi unboxing da farvi vedere e in più sono andata a recuperare nella mia cantina buia, dispersa, piena di scutigere e ragni, la mia vecchia Canon EOS 600D con tanto di obiettivi e funzionante, non lo so, l'ho accesa e funzionava. Io ricordo che non funzionava perché appunto ho comprato quella roba perché quella non funziona. Va bene, la porterò ad un posto che si chiama Cash&Go, che praticamente prende le robe e le rivende. Siccome io sono molto pigra per vendere le cose, lo sapete perché ve l'ho detto nell'altro vlog, quindi lo porterò direttamente in questo posto che se la prenderanno loro, la venderanno e buonanotte. Guadagnerò di meno, guadagnerò di più, non lo so, frega niente, tanto avercela giù che prende polvere, avercela in un posto che mi danno dei soldi, ben venga. Anche per l'estate capita che appunto non ci siano tanti tanti lavori e qualsiasi cosa possa essere utile per tirar su qualche gruzzoletto, fare anche un po' di decluttering in casa, male non fa. Io non sono una che vi nega queste cose, anche perché raga, la vita da influencer è tutto bello e magnifico, ma ci sono le tasse da pagare e quindi mi piacerebbe un sacco avere quel tipo di vita, ma purtroppo non me lo posso permettere, ok? Diciamo che il mio passato ha fatto sì che le mie finanze andassero da altre parti. Non so anch'io dove ancora. Adesso stavo pensando di farmi da mangiare la colazione perché sto morendo di fame letteralmente. E dato che a questo Cash & Go devo andarci o a piedi o in bici e fa molto caldo, penso in bici. Eccomi tornata reduce da una lunga pedalata in tutta Gallarate fino all'altra parte di Gallarate. Ce l'ho fatta, sono rimasta
piacevolmente colpita dalle mie gambe che, nonostante sia un anno che io non tocchi una bici, sono riuscite ad andare molto bene. Vi giuro, in tipo 10 minuti ho fatto tutto. Infatti ho detto, Dio, chiudo alle 12 e mezza, niente, ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta, sono andata anche a fare colazione. Non vi ho ripreso niente perché ero in bici, appunto, e avevo la videocamera nella sacca, quella, tra l'altro una sacca che è stracomoda per portare le cose, anche per fare tipo i festival. A proposito di festival, mi sa che stasera utilizzerò una sacca. Ho venduto la Canon e gli obiettivi, sono molto contenta. Non hanno avuto tanto successo, perché comunque quando si tratta di tecnologia ogni anno perdono di valore le cose tecnologiche, perché ogni anno appunto escono quelle nuove, quindi quelle vecchie perdono di valore. Però ce l'avevo già a fare niente, tra l'altro non funzionava e stamattina ha funzionato. Cioè, vi ricordate quando io avevo la crisi della videocamera, che dicevo no raga, devo comprare una videocamera nuova per i video? È perché non andava, io ve lo giuro, ve lo giuro sulla mia vita, non funzionava più. Stamattina l'ho accesa ed è andata, funzionava. E ho fatto, bitch, mi prendi in giro? Era destino, la dovevo vendere. Adesso penso che mi infilerò in doccia, sistemerò casa, anche se non è che ci sia moltissimo da sistemare, solo il casino che ho fatto con i pacchi che mi sono arrivati nuovi. E soprattutto preparerò le stories di questa settimana che ho taciuto perché sono stata malata e quindi non ho potuto far vedere gli unboxing perché ero cotta. Wow, sono stata a Speedy Gonzales. Brava. Tra l'altro è stata molto bella la situa, perché ho dovuto gonfiare la bici che non utilizzavo da un anno con questa pompettina ed è stato ridicolo, perché avevo un piede nella cosa qua che cercavo di gonfiarla, la mano che teneva ferma il pistolino lì per farla gonfiare, ma allo stesso tempo non si incastrava, quindi perdeva aria mentre mettevo aria. È stato molto divertente. Alcuni pacchi che mi sono arrivati stamattina, tra cui finalmente i gel di Astra, li ho già spacchettati e infatti penso che mi metterò anche a fare le unghie, perché sono veramente brutte. Poi mi sono arrivati anche questi qua di Huda Beauty, che sono i Silk Balm Icy e Spicy, con la matita, questa matita Pinky Brown, che è la Lip Contour 2.0, è una matita automatica, quindi ha solo la mina estraibile, e questi due che sicuramente utilizzerò stasera, perché non metterò rossetti né niente, dato che si ballerà, si mangerà, si parlerà, e quindi utilizzerò solo un balm per stare al fresco. Penso che questo Icy sia perfetto. Oh, un po' di vento, oh mio Dio, che meraviglia! Mamma mia, belle del cavolo è venuta. Non so, vogliamo pulire il tetto già che ci siamo? Ho dovuto chiudere le tapparelle perché almeno evita di entrare la luce e a scaldare tutta la sala. Comunque, c'è una piccola cosa che voglio dire, ok? Ogni estate io faccio tipo il recap della situa, ok? Dell'ultimo anno. E questa cosa non la faccio a fine anno, la faccio proprio in estate. Sarà perché è il mio compleanno in estate, in agosto è sempre un po' un vediamo che cosa è successo durante l'anno, vediamo negli anni passati che cosa è successo, tipo nelle puntate precedenti, una roba del genere. Ultimamente ho perso tante persone nella mia vita, ho perso perché non sono volute rimanere nella mia vita, ma hanno tipo boicottato la relazione in qualsiasi modo, dallo staccarsi in primis, quando le persone fanno così le lascio semplicemente andare perché non voglio forzare nessuno a rimanere nella mia vita, ma soprattutto quando mi fanno dei torti. Per me è molto importante il rispetto e io dico a me stessa di essere sempre molto, molto buona e comprensiva verso gli altri, però purtroppo quando me ne fanno una dietro l'altra poi li abbandono a se stessi queste persone, cioè dico basta. Basta per me, perché uno può essere comprensivo, uno può essere buono, uno può darsi al 100%, al 120%, però quando poi la pigli sempre nel di dietro, nel senso che le persone se ne approfittano, non ti danno neanche valore. Io faccio i conti anche qua con quello che provo e dico non mi piace, non mi piace, alzo i tacchi e me ne vado. Poi tornano. La cosa che mi fa ridere è che io non chiudo relazioni, io mi allontano, e semplicemente anche quando ricevo dei torti, me ne hanno fatti parecchi, ti feriscono, mi fanno male, però io non litigo assolutamente, me ne vado
E quando loro non hanno più il faro puntato su di loro, da parte mia, se ne accorgono e da bravi narcisisti quali sono, tornano nella mia vita in modo totalmente assurdo. Sono tornate tante persone che io ho lasciato indietro e mi fa ridere perché per queste persone non è capitato niente, mi fa ridere perché per queste persone non è successo niente di che, sono stata io ad essermi allontanata. E anche loro, certo, però comunque la vita è così, no? Non hai capito bello che semplicemente ti comporti male e io non voglio averci niente a che fare con il tuo marcio. E però la stronza e la psycho sono io che decide di preservare la sanità mentale andandosene, ok? E questa cosa mi fa ogni volta ridere tantissimo perché dico, caspita! Recidivi. Comunque, al di là di questo, oggi è una giornata particolare perché il voodoo è tornato dopo 2 anni. Stavo pensando al vecchio voodoo, stavo pensando alle vecchie amicizie, stavo pensando alle vecchie vibes, stavo pensando un po' a tutto. E casualmente sono spuntate delle persone che mi hanno scritto e mi ha fatto molto ridere la cosa. Mi ha fatto molto ridere. Io non me ne sono andata dalla vostra vita perché sono una pazza psicopatica che ha deciso di non frequentarvi più. Io me ne sono andata dalla vostra vita perché ho deciso di volermi bene e io non sto a frequentare persone che dicono di volermi bene ma giudicano la mia vita con me e con gli altri, soprattutto in mia assenza. Io questa la chiamo mancanza di rispetto. Perché fin quando sono io a confidarmi con le persone a cui voglio bene, dandomi della stupida, dandomi della, non lo so, della debole, buttandomi giù, ok? Sono io a farlo. E io mi conosco, io so perché dico queste cose, perché ho bisogno di sfogare in quel momento, ma non ti dà il diritto di prendere quelle stesse mie parole e utilizzarle contro di me, con altre persone, per far credere agli altri che tu sei l'amica o l'amico buono che merita di dire quelle frasi perché lui ne sa. No, non è così che va la vita, non è così che si vuole bene alle persone e soprattutto io senza queste persone riesco a vivere. Perché io quando voglio bene a qualcuno, per me quella persona è indispensabile, perché il bene è una cosa molto più grande di tutto e do valore all'amore. Però appena tu sfrutti questo mio modo di fare contro di me, finisce tutto. E non stare neanche a chiederti perché, non stare neanche a chiederti che stronza, no, tanto non mi interessa neanche spiegarmi a queste persone perché dal momento in cui mi hai mancato di rispetto e mi hai ferito, nonostante tu mi conosca e sappia che queste cose non mi piacciono e le hai fatte, le domande dovresti fartele tu. E non ti aspettare che io ti dia delle risposte, non ti aspettare che io torni nella tua vita come nulla fosse. Ma una cosa in cui sono molto brava è che le persone molto spesso fraintendono, io so portare educazione, se ti becco per strada di certo non ti sputo, odio le persone che portano rancore, non sono una che porta rancore, però cresci, cioè nel senso il mio esempio di amicizia, spero che ti serva nelle altre amicizie a comportarti meglio, io non tornerò però, sappilo. E questa cosa mi fa male perché ancora una volta non hanno capito che mi hanno ferito, perché se io ho fatto questo passo è perché sono stata ferita tanto. E vabbè. Comunque, c'est la vie, volevo condividere con voi questa cosa perché non so più come spiegare alle persone, se sembro strana io a comportarmi così, però io non lo so, odio litigare, odio stare a cercare di capire una persona dopo che ho cercato di capirla tante volte. Non è che me ne vado via al primo sentore di oh mio Dio ha parlato male di me, o oh mio Dio mi ha trattato, mi ha mancato di rispetto, o oh mio Dio sta controllando la mia vita, o oh mio Dio mi giudica. Questa cosa la porto avanti agli estremi, cioè io sto proprio male, io queste cose le so dal principio, me le tengo dentro e metto alla prova l'amicizia, dico vediamo fino a quanto va avanti, magari sai, il gossip nelle amicizie c'è sempre, il pettegolezzo c'è sempre, a parte degli altri, le persone che giudicano ci saranno sempre, diamo il beneficio del dubbio, magari cambiano conoscendomi, magari capiscono che a me feriscono queste cose, che in un'amicizia queste cose non ci dovrebbero essere e loro no. Lo continuano a fare, vanno avanti a ferirmi e non capiscono che io ne sono consapevole, ma faccio solo l'educata a stare zitta. Poi però scompaio e loro si chiedono perché? Che è successo? Che stronza? Quindi sì, pensate pure che io sia stronza, però comportatevi meglio, raga, perché io non ho voglia di litigare. Ma non potete dare la colpa al mondo se ci sono quelle persone che poi vi insultano per strada o vi fanno le peggio cose. Io non porto rancore, ripeto,
ma se andate avanti così potreste continuare a trovare quelle persone che vi feriscono e vi fanno del male. Forse la colpa non è delle persone? Buon pomeriggio! Io ho appena finito di mangiare un panino velocissimo. Ho scritto a mia madre che sta passando di qua. Andiamo a ritirare un pacco di una, tra l'altro, una ragazza che mi segue che mi ha inviato questo pacchettino che però non sono riuscita a. Respira, Gloria. A riprendere l'altra mattina perché non ero a casa, ero a fare un corso. E quindi niente, adesso vado a ritirarlo che ho il biglietto della DHL e fine, vediamo che cosa c'è dentro il pacchetto. Bentornata nei Ciao! vlog, mami! Con Raga? questa bella faccia oggi mi prendi dalle 5. Mamma, io sono struccata in tutti questi Sì. vlog che sto facendo, non mi riconosco più. Io invece ho messo questi occhiali che, se vi li ricordate, sono gli occhiali che avevo preso a Los Angeles. Sono belli. Sono orribili, ma perché li ho presi? Mamma, mi stanno malissimo, sono enormi, poi sono piatti, sono della Quay Australia, però non mi piacciono più, non mi piace più come mi stanno, non è più il mio mood, come si cambia, si cresce, vero? È vero, sì. Cambiano i gusti, cambiano Decisamente sì. tutto, cambiano le persone, cambiano... cambia tutto, tra poco vola fuori pure la videocamera in questa curva. E stiamo andando a ritirare il pacco. I pacchi erano due, ho girato perché c'era l'indirizzo e neanche il tipo fa, ma sono due i pacchi, ok. E uno è di Face Theory, che è un brand che mi aveva scritto via mail, a cui avevo lasciato l'indirizzo, e una volta a casa li spacchetteremo tutti. Ciao. Ciao, vuoi dire qualcosa? Che ti, so, dobbiamo ti sono fare che a mancati? parte questo piccolo entry, vabbè, comunque voglio fare un video con te. Dai. Che video vuoi fare? Un video. Ti metti in soggezione la camera, te, vero? No, perché non Guarda, so. ti La mamma è tutta. No. Fa la mamma, le classiche mamme dei vlog. No, Ciao! mi hai sporcato la macchina, Poi si perde come al suo solito. Mamma, comunque, cioè, hai visto la tinta che mi ha fatto l'occhio? Sembro Padre Pio, mi hanno detto. come hai fatto a fare Che ne questo? so, nel guanto è entrata un po' di tinta e E mi ha ti è lasciato. rimasta, Sì, no? che video dobbiamo fare io e mia mamma? Ditelo voi. Ditelo voi. Sembri una mosca. Stesse come la maglietta, guarda, sei uguale. È vero! Già che c'eravamo, ci siamo bevuti un caffettino. Fa troppo caldo. Molto caldo. Molto caldo. Adesso torniamo a casina, ci salutiamo e io mi preparo. Mon chéri, bonjour. Allora, sto per aprire il pacco e tra un po' la card sarà piena, quindi vedrete questa parte molto spezzettata perché riprenderò dopo a spacchettare. All'apertura c'è questo magico segnalibro bellissimo che utilizzerò perché sto leggendo appunto ed è meraviglioso. Poi c'è un sacco di. No, vabbè, ma quanta roba c'è! Oh mio Dio, con i chakra? Questi qua sono tutti i colori dei chakra. Ciao Gloria, ti seguo da davvero tanto tempo. No, vabbè, adesso scarico l'SD e continuiamo con l'unboxing perché merita. Oh, art attack. Bentornati! Oggi vi farò vedere l'unboxing di prima che non vi ho fatto vedere perché c'era la memoria piena. Allora, comunque molto strega in tutto ciò. Allora, all'interno del pacco c'era questo bellissimo scrigno che io ho pianto quando l'ho visto perché c'è tutta la fase lunare con la rosa, il triangolo, tutti dei simboli molto molto belli, con l'apertura fatta da lei tra l'altro, cioè a mano. L'interno è spettacolare, guardate che carino! E io ho piazzato qua dentro tutto quello che era nei pacchettini perché appunto poi lo devo sistemare nel mio angolino esoterico e ho messo tutto qua dentro. Allora, c'erano appunto tutte le trascrizioni dei gioielli che ho ricevuto, la sua lettera, e qua dentro c'erano le rune, ci sono le rune, non che c'erano, ci sono ancora, fatte da lei. E sono veramente molto belle. Stasera ha detto che mi manda un audio su come utilizzarle. Poi c'era questo qua in sughero con questa luna stupendo, ma veramente stupendo. E dentro un sacco di tante altre cosine. Questo qua per purificare col sale, la salvia, immagino ci sia dentro anche il rosmarino. E le foglie di alloro dentro queste ampolle. Ma guardate quanto sono estetic! Devo sistemare bene tutto il mio angolino perché le voglio mostrare tutte. Poi mi ha messo dentro degli incensi a cono. Poi c'era questo gioiello con questa piuma di cornacchia. E
e il quarzo ialino incastonato, super super bello. Raga, perdonatemi la mano che sembra davvero un occhio, sembro mistica, però non va via. E comunque super super bello, lo utilizzerò anche lui stasera. Quest'altro gioiellino, quest'altra pietra. Quando la gente mi dice, Gloria, dove le acquisti le pietre? Io non le acquisto, mi arrivano, le pietre mi arrivano. Io forse in tutta la mia vita ne avrò acquistate 5 o 6. Tutto il resto delle pietre che ho nella mia collezione mi sono state regalate. E questa sembra ametista, infatti è violettina, come potete vedere. Un altro incenso, un po' di erbe sparse in giro che purificano tutto lo scrigno e lo profumano. E c'erano anche queste tre candele divinatorie per la protezione, molto molto belle. Tra l'altro non ce le avevo le candele colorate, per fare gli incantesimi servono tantissimo quelle colorate. E niente, io sono super super contenta perché c'è un mondo qua dentro. Poi mi leggo tutto quanto, adesso sono un po' in ritardo perché devo uscire di nuovo per una commissione, rientrare, farmi una doccia veloce, prepararmi per il voodoo e poi andare. Hola, io sono uscita dalla doccia. Ok, sono uscita dalla doccia, stavo decidendo che cosa mettere, lasciate stare tutto il bordello. Allora, come top pensavo sicuramente a una cosa fresca e a un qualcosa di nero e mi è venuto in mente questo, perché si abbina, probabilmente devo ancora provare il tutto, con i pantaloni che mi vanno larghissimi ma che mi vanno a vita bassa adesso, perché prima erano a vita alta mentre adesso mi stanno proprio bassissimi e sono molto in stile festival. Qui, ma questa gambetta un po' così anni 50, quindi adesso vi faccio l'abbinamento e vi faccio vedere come stanno tutte le cose insieme. Ok, in teoria è così, i pantaloni sono questi, sono bellissimi, nonostante siano un tessuto abbastanza pesantino, vi giuro che sono belli freschi e comodi, poi per la sera secondo me vanno anche bene. We can talk it so good. Ho messo gli strass, quelli col fondo in, con l'adesivo sui capelli, sulle trecce, per dare un po' vibes e Coachella. Questo è il look, ho messo anche la collana della ragazza che mi ha inviato prima la box. Questa è l'outfit. Yeah. Oh yeah, siamo lelli kelli, le tue scarpine, oh yeah. Buongiorno, io sto per mangiare finalmente perché sto morendo proprio di fame. Com'è andata la prima sera di voodoo? È stato molto strano, devo dire che come prima serata con massimo pericolo è stato hardcore, devo dire la verità. Bello, non è il mio genere, non è il mio stile, rispetto i fan e l'artista, ma non gliela faccio. Quindi niente, vabbè, io ho comunque apprezzato la serata. Però devo essere onesta, è stato un po' difficile starvi dietro, anche perché sono uscita con le orecchie completamente, l'orecchio, perché io sono sorda da un orecchio, l'orecchio completamente sordo.